Wewe ragazzi e bentornati, oggi vedremo il samurai scatenato e la lancia scatenata. Questo pacchetto è disponibile al costo di 15,99€ su Salva al Mondo e sì, comprende anche la modalità di Salva al Mondo, ma i due progetti, o meglio, l'eroe e l'arma che a noi interessano, quelli che andremo a vedere in questo video, vi anticipo già che sono entrambi delle reskin. Quindi non preoccupatevi se non potete permettervi questo pacchetto, non vi state perdendo nulla di particolare perché entrambi sono solamente oggetti estetici. Ma di quale arma e soprattutto di quale eroe? L'eroe semplicemente diminuisce l'efficienza energetica degli attacchi pesanti con le lance, quindi provate a indovinare la lancia che otterremo di quale lancia è la reskin. Quest'arma è identica al serlancillotto, ovvero quella lancia che si utilizza per buttare i mini boss nella lava, per cercare di tenere lontani comunque i mini boss dagli obiettivi, per trafiggere gli zombie con l'attacco secondario sempre, oppure per comunque fermare uno smasher in carica. L'eroe invece è la reskin di Edge Loto Perforante. Comunque comprando questo pacchetto avremo anche quello che è un ritorno di 1000 V-Bucks, diciamo sotto forma di missioni, quindi diciamo che da un valore di 15€ recuperiamo 10€ appunto in V-Bucks, anzi ora forse valgono leggermente meno, quindi più o meno 8€. Beh ragazzi, le funzionalità del serlancillotto penso che le conosciamo tutti abbastanza bene. Se non fosse così ci penso io a rispolverarvi la memoria. Ma il serlancillotto, o meglio la lancia scatenata, però ovviamente la lancia scatenata è bloccata sotto pagamento, mentre il serlancillotto comunque è un'arma evento che sicuramente tornerà per tutti noi giocatori. Comunque, per chi non avesse voglia di aspettare appunto quest'ultima e volesse la lancia scatenata, che funziona praticamente nella stessa maniera di appunto il serlancillotto e ha deciso quindi di acquistarla al costo di 15€, beh, saprà che è un'arma veramente fondamentale da avere nel nostro inventario e soprattutto è un'arma che terremo sempre craftata nel nostro zaino. Questa lancia la tireremo fuori nei momenti di pericolo, nei momenti in cui ci servirà magari buttare giù un mini boss, tenerlo lontano dall'obiettivo, fermare gli smasher in carica. Utilizzata normalmente ha comunque la capacità di trafiggere quelli col frigorifero in mano, che è molto molto positivo. Quando c'erano gli abbietti cromati si utilizzava per tenerli tutti a distanza, trafiggerli quindi con l'attacco secondario tenendoli tutti a distanza molto elevata dal nostro obiettivo. Ci sono un sacco di ragioni per cui io vi consiglio appunto di prendere il serlancillotto quando uscirà, di potenziarlo e soprattutto di scegliere bene il percaggio ragazzi, perché questa diciamo che non è tanto un'arma per danneggiare quanto più appunto un'arma utility, ma una di quelle armi utili che è molto vantaggioso tenere con appunto tanta efficienza energetica attacco pesante. Ovviamente se le avete entrambe, sia il serlancillotto che la lancia scatenata, potete decidere su quale delle due diciamo affidare più efficienza energetica attacco pesante e a quale meno. In questo caso ho deciso di lasciare una sola efficienza energetica attacco pesante diciamo sulla lancia scatenata, una perk di corazza, livello critico e danni critici una sola volta e comunque abbinarla a quest'eroe. Nel momento in cui magari non avrò quest'eroe posso contare sempre sul serlancillotto, che essenzialmente ha due perk di efficienza energetica attacco pesante rispetto a questa lancia qui. Poi ragazzi, ognuno è libero di scegliere il percaggio come più gli piace. Io i miei consigli ve li ho dati. Ovviamente più efficienza energetica attacco pesante abbiamo come perk, più volte potremo usufruire dell'attacco secondario e quindi buttare indietro un mini boss che magari corre veloce più e più volte, mentre senza efficienza energetica attacco pesante potrete farlo diciamo 2-3 volte, dopodiché dovrete per forza aspettare che vi si riprenda l'energia. In sé comunque, come tutti voi ben saprete, diciamo che va a perdere molto sul danno, cioè utilizzata con l'attacco normale magari su uno smasher grosso ad alti livelli diciamo che non sarà proprio ottimale, perché appunto come vi dicevo prima questa è un'arma da utilizzare diciamo sempre in combinazione ad altre armi, cioè non terrete mai sempre solo la lancia scatenata o il serlancillotto nell'inventario, avrete sempre un'altra arma pronta per appunto sfoderare tanto danno a quello che è uno smasher piuttosto che altri zombie grossi. Nel momento in cui magari lo smasher carica si switcha la lancia scatenata, si effettua l'attacco secondario per poterlo stoppare in tempo. E poi ragazzi, diciamoci la verità, in base alla mappa e ai vari
i rialzi e ribassi di ogni mappa differente. Diciamo che potrete sfruttare ogni salita piuttosto che discesa per appunto far rifare il giro a tutti gli zombie grossi. Anche nel momento in cui lo smasher magari è sul bordo, se utilizzate l'attacco secondario potrete spostarlo, assolutamente sì. Potete spostare i mini boss, assolutamente sì. Potete trafiggere quelli col frigorifero in mano, oltre che tutti gli abbietti normali, chiaramente. Quindi ragazzi, che dire, è un'arma assolutamente da avere. E non per forza questa pagamento, perché come abbiamo detto a inizio video, è solamente una reskin. Quindi non siete tenuti a spendere per forza 15 euro. Perché dovreste spendere questi 15 euro allora? Dovreste spendere questi 15 euro se vi piacciono le skin, se vi piacciono gli oggetti estetici e soprattutto se siete consapevoli del fatto che comunque sono entrambi delle reskin, appunto. Quindi ovviamente i due progetti potete percarli differentemente e dargli, diciamo, un utilizzo differente ognuno dagli altri. Quindi una lancia ottimizzata con appunto magari la build di eroi che ci fa riprendere l'energia e una lancia da utilizzare più o meno con tutti gli eroi. Anche l'eroe in sé è un eroe assolutamente da avere, anche questo comunque non c'è bisogno di comprarlo, perché è quell'eroe fondamentale che ci fa spammare l'attacco secondario della spaccatimpani infinitamente, come avete visto nel video del set musicale, ma come vi ho mostrato anche l'anno scorso. Praticamente utilizzando Sauti Fossile come primario, quindi il vantaggio squadra del ritorno di fiamma, riprendiamo l'energia molto più velocemente, andiamo a mettere nella build questo eroe appunto, quindi recuperiamo l'efficienza energetica degli attacchi pesanti con le lance, o meglio non è che la recuperiamo proprio, ma semplicemente sprechiamo meno energia ad ogni attacco. E poi se proprio volete esagerare, anche una Sara anticoccole nella build vi permetterà di stare tutta l'ondata appunto con la lancia spammata, diciamo, in terra, specialmente se poi andate ad aiutare per esempio uno scudo dove continuano a nascere zombie uno dietro l'altro. Insomma, per approfondire questo discorso vi invito a guardare i video sulle armi musicali e specialmente quello sulla lancia. E niente ragazzi, questo era il pacchetto scatenato con appunto il ninja scatenato e la lancia scatenata, e spero che il video sia stato abbastanza chiaro per tutti. Mi raccomando, se avete ulteriori domande fatemele qua sotto nei commenti, cercherò come sempre di rispondervi a tutti quanti. E soprattutto se decidete di acquistare questo pacchetto, mi raccomando utilizzate il codice KinuTV nell'item shop di Fortnite. In questo modo supporterete la crescita di questo canale semplicemente acquistando oggetti su Fortnite. Per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Bella bella!